Ciao a tutti amici, sono io, Julia War, e oggi sono qui per fare una nuova puntata di Edicola. Questa volta l'ho voluta dedicare tutta agli Shopkins, che come penso sappiate è una delle mie più grandi passioni. Infatti, beh, da moltissimo tempo io colleziono Shopkins, adesso li avevo un po' abbandonati per dedicarmi anche ad altre cose tipo Cocoritos e Mariposa. Però, vedendo anche nella TV, questa nuova serie degli Shopkins, ovvero la serie 2, ho detto, cavolo, almeno due bustine le devo acquistare. Così, quando mio padre è andato a Rimini, mi ha preso due bustine della nuova serie. Questa nuova serie è molto più completa, ci sono anche scarpe, vestiti, insomma, è molto ricca. E ci sono anche oggetti, utensili da cucina, per esempio qua vedremo un frullatore. Alla fine vedremo tutto quello che ho, cioè il distributore e il supermercato insieme ai nostri due nuovi oggettini che troveremo sperando che non siano doppioni. Apriamo subito una bustina, ma prima vediamo com'è fatta. Come possiamo notare c'è sempre scritto Shopkins con anche una monetina e lo shopping che passione. Su questo scontrino ci dice collezionali tutti e sono consigliati dai 5 anni in su. Perché anche se non sono piccolissimi, comunque non è che siano enormi. Ecco, questa per esempio è la dimensione di uno smalto Shopkins. All'interno possiamo trovare uno Shopkin. Poi una shopping bag e una guida alla collezione, quindi che è proprio a forma di scontrino, almeno così era nella prima serie, vedremo anche in quest'altra. Sono di Jedis Edicola, dietro ci dice collezionare tutti, c'è un miele, vedete un barattolo di miele, non dice il prezzo, io sinceramente non me lo ricordo, sono ovviamente della Mousse. Non sono consigliati dagli 0 ai 3 anni. E ci sono altri dolcetti. C'è anche appunto il frullatore. Questo scolapasta, insomma una pentola piena di pasta. La busta di popcorn fantastica. Questa che sembra una cipolla. E delle pantofole, anche questa che è tipo il mais. E per fortuna c'è anche l'apertura semplificata. Bene, adesso apriamoli subito sperando di non trovare doppioni. Ok, prima di tutto prendiamo la guida, c'è la guida alla collezione, se la trovo, eccola. E abbiamo trovato questo, che adesso vedremo cos'è. Allora, all'inizio ci parla un po' di tutti i personaggi, anche alla fine. Sinceramente non era così all'inizio e a quanto pare qui nelle bustine, in queste bustine così, escono soltanto o personaggi rari oppure comuni. Poi ci sono gli ultra rari, le edizioni limitate e poi quelli del freezer. Quest'anno, cioè in questa nuova collezione, credo proprio di no. Comunque, arrivano con questa borsetta. Questa volta è di questo viola che mi piace tantissimo, invece nella scorsa serie era blu. Eccola, molto carina comunque anche blu, a me piace molto il viola. E infine ecco il nostro Shopkins. Ce la posso fare. Bene, ci è voluto un po' comunque, eccolo. Prima vediamo se è almeno raro, ma penso che sia uno comune. Allora, dovremmo. Pulizia di casa. Dovrebbe stare qua, eccolo. Si chiama Brie Freshner o Frischner, insomma, come ne vogliamo chiamare noi. Ed è uno comune. Comunque, oh mamma, devo dire che è abbastanza carino, vediamolo meglio. È tipo quelli che servono per lavare i piatti, è pieno di bollicine,
ovviamente della Muse. Ha questi occhietti un po' da birbanti e ha delle bollicine, o anche come sapete quelle pezze per lavare? Beh, insomma, un po' come se avesse una pezza oppure delle bollicine in mano, potete scegliere. È davvero carino e penso che lo userò per lavare i piatti. Entra facilmente nella sua borsa, nella sua borsetta, nella sua Shopkins bag. E adesso apriamo l'altra. Vorrei tantissimo trovare delle scarpe, ma con la fortuna che ho non credo di trovarle, ma vabbè. Allora, prendiamo prima questo, che è come al solito, normalissimo, la Shopkins bag, e adesso vediamo cosa ho trovato. Speriamo che non sia uguale. Già la posso fare. Sembra incollato alla bustina. Che bello! Ok, ho trovato questo cono gelato. Si chiama Ice Cream Dream e penso che andrà d'accordissimo con l'altra mia Ice Cream Dream che era proprio, sembrava glaciale, poi alla fine ve la mostrerò per chi non avesse visto, per chi non avesse visto i miei primi video degli Shopkins. È davvero carino, sembra tipo un gelato alla crema ed è buonissimo, almeno a me piace tantissimo la crema. Anche queste, insomma, questi come zuccherini molto belli. Ed è proprio a coppetta e lui stesso si sta leccando quello che dovrebbe essere il suo cervello, che sta colando. Sempre della mousse, davvero adorabile. Eccolo! Beh, insomma, che posso dire? Sono davvero, davvero carini. E spero un giorno di trovare magari uno Shopkins a scarpa, specialmente le ciabatte. Di sicuro cercherò almeno di comprare altre cose degli Shopkins perché li adoro. Sono davvero davvero carini. Nei commenti, semmai se qualcuno non sa il prezzo, me lo può chiedere, io poi gli risponderò, lo chiederò a mio padre. E insomma, adesso vediamo anche il playset del supermercato e il distributore e mettiamoli tutti insieme. Bene, ecco, con anche tutte le bustine. Questo è il supermercato degli Shopkins. Adesso aggiungiamoci anche i nostri amici, mettiamo le buste qua, belle, che danno un po' di colore a tutto questo blu. E adesso possiamo aggiungere i nostri oggetti. Penso che questo lo metterò insieme a quelli per lavare, insomma, cambierò un po' di posti. E questa è la nostra Ice Cream Dream. Quella che si trovava nella serie 1. Vanno già d'amore d'accordo, anche se questa sta piangendo. Ok. Bene, insomma, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi piacciono tantissimo gli Shopkins e ve li consiglio. E niente, che altro posso dire? Adesso passiamo ai saluti, ma davvero ve li consiglio tantissimo. Possono costare anche un pochino, ma sono adorabili, vedete, ho messo già tutti insieme con una grande famiglia. Cercherò di acquistare altre cose degli Shopkins perché sono davvero davvero belle. Adesso passiamo ai saluti. Allora, oggi voglio salutare Adriana Lo Giudice, Salvatore Sambuco, Alessandra Spitalieri, Serena la figlia di Nicoletta Duduveica, Katia Cottone, Tonia Bassolillo, Unicorn Magic, Luce Cesaro, Giada Lottatore, Stella 78, Chiara, Elisa Colonnese, Lisa Padegimas, non so se si pronunci così, Chiara 004, Katia Presta, che le voglio fare gli auguri perché domani è il suo compleanno, Oara Sileo, Carmelo Narisi e Amna Ali. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, davvero ve lo consiglio tantissimo, sono davvero belli. E non vedo l'ora di comprare un nuovo playset, vorrei tanto prendere il freezer perché ci sono diverse cose che vanno in freezer, tipo queste, che
che facevano parte del freezer, ovviamente anche il gelato. Quindi spero di prendere il freezer. Allora, noi ovviamente ci vediamo al prossimo video. Ciao!